Recessione è già una realtà e riguarda il lavoro sommerso, lo dicono i dati della ricerca condotta dalla CGA di Mestre. L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese ha mostrato come il tasso di irregolarità del lavoro presente al sud è più del doppio di quello riscontrato al nord. Se nel Veneto e in Lombardia i lavoratori irregolari sono rispettivamente il 9,4% e il 9,6%, in Campania raggiungono il 15%, in Puglia il 18,7%, in Sicilia il 19,2%. È impressionante il tasso di lavoro nero in Campania, che sale addirittura al 29,2%. Sono proprio questi numeri ad acclarare come il paese sia diviso nettamente in due. Ad affermarlo è anche il capogruppo della Lega Nord in Commissione Finanze alla Camera, Maurizio Fugatti. In questo momento di forte sforzo economico per raggiungere il pareggio di bilancio e tenere insieme il paese, questi dati fanno riflettere. Il dato politico, continua Fugatti, è che in questo momento in cui si parla della necessità di incrementare la lotta all'evasione, bisogna cominciare a farla lì dove è più alta. Nel momento in cui si parla di referendum di autodeterminazione, ha concluso Fugatti, questi dati devono far riflettere perché la secessione c'è già.